il rapporto che è stato presentato oggi, Just Evolution 2030, dove Just sta proprio per giusta, è l'ennesimo impegno di Enel nei confronti della sostenibilità e quindi nei confronti della capacità di operare in un contesto a medio e lungo termine tenendo conto degli interessi di tutti coloro che operano in quel determinato contesto. Possiamo fare a meno di questa transizione? La risposta è no, nel senso che è una transizione guidata da forze che sono più grandi di noi, sono globali, la tecnologia la spinge. Secondo, è o no positiva per noi? La risposta è sì, lo è in maniera importante, sia a livello di PIL, sia a livello di occupazione, l'effetto netto è positivo, il livello di qualità di vita pure. Quindi è inevitabile e va bene. A questo punto cavalchiamola, non subiamola, chiaramente affrontiamo in maniera coraggiosa quei settori industriali, quelle parti della società che invece potrebbero sentirsi minacciati dalla transizione energetica. Le implicazioni di valore sulla filiera industriale raffigurano un risultato finale netto positivo tra i 100 e i 150 miliardi di euro per l'Europa e fino a 50 miliardi per l'Italia, raffigurano da 1 milione a 1,4 milioni di occupati in più. Quindi concludiamo questo lavoro definendo delle linee di priorità e di policy action. L'Italia è più avanti perché abbiamo investito molto nelle energie rinnovabili, ma la transizione non è semplicemente produrre in modo diverso energia elettrica, è tutta la filiera. Bisogna assistere lungo la filiera questa transizione ed è qui dove le grandissime imprese hanno un ruolo fondamentale. Noi crediamo che la transizione energetica sia essenziale per il futuro dell'umanità, non solo dell'Europa, per il futuro del pianeta. Pensiamo anche però che debba essere fatta in modo equo. Le persone sanno cosa vuol dire la transizione energetica nel loro vissuto quotidiano. Bisogna soltanto dire adesso che cosa facciamo per aiutarti ad andare attraverso questo percorso.